solito la canzone è stata trainante, ma le persone hanno fatto la differenza, perché noi abbiamo iniziato proprio prendendo ispirazione dal brano che racconta le nostre paure, i nostri sogni, e abbiamo voluto fare una sorta di trailer, di teaser, in cui andavamo proprio a sviscerare tutte quelle paure, quei sogni che purtroppo nella forma canzone non ci stanno, perché in 3 minuti puoi dire poche cose, e abbiamo voluto dare verticalità a questo discorso. Nel farlo abbiamo incontrato una persona che nel nostro passato ci aveva aiutato a dare forma alle nostre canzoni e forma estetica. Questo è da Dario Calì, in arte da Duxio, che è passato dal nostro studio proprio mentre stavamo facendo questo lavoro, ha ascoltato il brano Stormi e ci ha raccontato del suo trip, perché il suo trip che è passato dall'Hyperlapse, nel quale in passato ci aveva aiutato a fare il video per la canzone Giovani Illuminati, ed è passato all'intelligenza artificiale. Ci ha fatto vedere tutto ciò che aveva imparato ed effettivamente, veramente, poi si parla di mesi fa, era veramente avanguardistico. Chiaramente l'intelligenza artificiale sta facendo passi da gigante. E ci siamo detti, caspita, sarebbe veramente interessante se quello che tu stai studiando da ormai 2 anni e quello che noi abbiamo fatto con la canzone Stormi potessero incontrarsi e dare vita a qualcosa di nuovo, di unico e fino all'altro ieri veramente impossibile, cioè generare istantaneamente un videoclip potenzialmente infinito sulla base delle paure e dei sogni che le persone buttano dentro questo contenitore. Quello che forse ci ha stupito di più, no, sono i risultati delle paure delle persone, cioè la media. Per quanto le paure possano essere intime, personali, alla fine ci sono dei macrogruppi che si possono sintetizzare. La paura più diffusa è quella della solitudine, quindi neanche la morte, neanche la povertà, Neanche il futuro neanche il futuro, sì. è uno dei più gettonati, ecco, il futuro, e con la morte, appunto. Però effettivamente la solitudine, L'ha fatta la padrona. devo dire, forse non ce l'aspettavamo, ma avremmo potuto Sì, no, immaginarcelo, io non me lo perché sarei neanche immaginato. Sì, io pensavo alla morte, che era forse quella lì più, diciamo, forse banale, però in realtà poi inflazionata, sì. sì, è inflazionata, però Sì, poi è poi. stato interessante perché comunque sono tante le paure che sono arrivate, sono tantissime e hanno delle sfaccettature anche molto personali. Chiaramente nel fare questo lavoro abbiamo poi rintracciato come si fa con un brainstorming, le parole più ricorrenti e questo ci ha stupito, sì. L'abbiamo fatto anche noi, l'avevamo fatto in precedenza e siamo proprio partiti dalle nostre paure nel generare le prime immagini. Non sempre è facile perché non sempre le paure hanno una forma concreta così, diciamo, facile. Ecco, se dico ragni, chiaramente l'immagine generata è un ragno. Ma se dico ho paura che Del tempo che passa. sì, ho paura che lo scrivere canzoni non sia più un lavoro, una passione, ma un lavoro che mi, insomma, rende grigio. Cioè, è difficile pensare a una roba del È quello genere. che ci ha forse stupito di più è la resa, cioè alla fine l'intelligenza artificiale, un po' in maniera spesso dettagliata, ma anche approssimativa, soprattutto nelle transizioni fra un'immagine e l'altra, ricorda un po' il modo in cui sogniamo, cioè non abbiamo immagini È così vero. immobili, ma un flusso. E questo Sì, secondo me poi nella resa è ha stato reso, sì, efficace. ha reso lo strumento di per sé, l'intelligenza artificiale, veramente calzante con l'idea che avevamo di questo progetto. Allora, a proposito di intelligenza artificiale e arte, no? Ci sono arrivati anche parecchi messaggi ai quali abbiamo risposto volentieri, riguardo al fatto che rubino il lavoro agli artisti. Allora, qui si apre effettivamente un dibattito perché effettivamente portano in luce una serie di facilitazioni tecniche sul gesto artistico. Se prima necessitavamo di imparare attraverso l'esperienza una serie di manovre complesse per arrivare a ottenere la musica, cioè ma banalmente imparare a suonare uno strumento, conoscere le casse, conoscere i microfoni e tutto il necessario per arrivare a produrre una canzone. Con l'avvento della digitalizzazione, con l'avvento dell'intelligenza artificiale, questi passaggi diventano sempre più semplici e quindi si ottiene un accorciamento della distanza tra l'idea iniziale e l'opera d'arte finita, che
quasi si sta veramente avvicinando al punto da non riconoscere più qual è l'idea e qual è il gesto tecnico. Un esempio proprio calzante è quello dell'arrivo della fotografia nell'arte. Prima i ritratti servivano a determinati creativi, ecco, io non li definirei artisti, ma creativi, e talentuosi, diciamo, disegnatori e anche, diciamolo, artisti, a disegnare le principesse, i ricchi che si potevano permettere di avere il proprio ritratto. Questa cosa, l'arrivo della fotografia, ha fatto sì che queste persone non avessero più il lavoro che prima li definiva e li dava una sorta di posto sociale, un luogo in cui loro si collocavano. Ma in questo caso non si può parlare di arte, secondo me, si parla di speculazione e la vera arte non viene mai messa in dubbio da uno strumento. Se gli arriva una tela innovativa, se arriva un microfono innovativo, l'autotune non mette in dubbio l'artisticità dell'idea che sta dietro la persona che sente l'urgenza di raccontare qualcosa. Allora, il cosa non verrà mai messo in dubbio dal come. Il come è il vestito che noi diamo e quindi l'intelligenza artificiale è un ulteriore vestito. Certamente ci semplifica determinati passaggi che quindi quasi mettono in dubbio il fatto che il gesto tecnico sia arte in qualche modo, però dall'altra Apre nuovi parte scenari. Esatto, crea nuovi scenari che sono veramente inimmaginabili. perché da un lato, diciamo, esaltiamo la tecnologia utilizzandola per il video, dall'altro abbiamo paura che con la tecnologia usata in maniera sbagliata ci sia un po' dell'isolamento sociale da un lato, dall'altro la voglia di oppure il dovere di competere con gli altri, sia per quanto riguarda i social, che per quanto riguarda la propria professione, per quanto riguarda i propri hobby, e quindi si perde un po' di vista il motivo per cui si fanno determinate cose e ci si sente afflitti da ansia, da prestazione, da pressione, quando invece forse bisogna semplificare un po' determinate emozioni, determinati messaggi, e proprio dai risultati che abbiamo avuto, dalla paura della Esatto. solitudine, che sono paure semplici alla fine. E il sogno di vivere felici con una famiglia, in realtà basterebbe un attimo ritornare alla semplicità in determinati ambiti. E non avere la frenesia di per forza tutti i giorni raggiungere l'obiettivo in pochissimo tempo e non darsi il giusto tempo magari di raggiungere lo stesso obiettivo, ma ci metti le tempistiche L'intera si vita. dilatano magari l'intera vita. Che poi sono L'obiettivo è. tempistiche diverse per ognuno di Sì, noi. esatto, però ormai la società ci ha imposto anche lì delle tempistiche che dobbiamo rispettare, non dobbiamo rispettarle. Vogliamo, non vogliamo, quindi non, C'è dobbiamo libertà essere che noi c'è. stessi a dover scegliere e decidere. Anche noi nel nostro abbiamo deciso di fermarci dai live per un po' di tempo, di mettersi lì e scrivere, di non avere la frenesia di far uscire un brano o di far uscire un disco. Dal nostro punto di vista adesso sarà un percorso diverso che magari dopo ne parleremo, però sicuramente anche noi nella nostra mentalità siamo riusciti a darci un attimo di respiro.